diritto alla salute, o peggio ancora le regioni che vorranno privatizzare in tutto o in parte il servizio sanitario potranno continuare a farlo. Gli scandali a cui abbiamo assistito anche durante la pandemia, su quello che è successo in Lombardia, nelle regioni più colpite, ma anche qui nel Lazio, dove una fetta consistente del servizio sanitario è nei fatti privatizzato, ci hanno dimostrato che questa politica va cambiata radicalmente. Quindi basta, diciamo basta, alle forme di finanziamento diretto e indiretto della sanità privata. Siamo per l'assorbimento del personale nella sanità pubblica, l'abolizione della sanità erogata dal terzo settore con fondi pubblici o con bandi finanziati da soldi pubblici. Vogliamo che anche la ricerca sia pubblica, che ci sia un forte polo di ricerca pubblica i cui frutti possano essere messi a vantaggio di tutte e di tutti, e non del profitto di aziende farmaceutiche private che oggi sono in competizione fra loro, ad esempio per accaparrarsi i proventi di un eventuale futuro vaccino contro il Covid-19. Vogliamo l'abolizione di tutti i ticket e di ogni forma di partecipazione ai costi da parte dell'utenza. La sanità deve essere gratuita per tutte e per tutti. Vogliamo, come dicevo, rifinanziare il Servizio Sanitario Nazionale anche attraverso un taglio di quelle spese che non solo sono inutili ma sono dannose per la popolazione, come le spese militari in primo luogo, e attraverso anche l'introduzione di una tassazione sui grandi patrimoni e la reintroduzione di un sistema fiscale progressivo, cioè che chi più guadagna più deve pagare. Una semplice proposta che non è stata neanche presa in considerazione da questo Parlamento. Vogliamo la ridefinizione dell'assetto dei servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, ospedalieri e territoriali, anche attraverso la riapertura degli ospedali soppressi e con processi di reinternalizzazione dei servizi. Vogliamo che siano finanziate attività di sostegno ai diritti riproduttivi, il sostegno al finanziamento dei consultori familiari, la gratuità dell'aborto e della contraccezione per tutte le donne. Vogliamo il superamento delle liste d'attesa, rivedendo i modelli organizzativi e gestionali che sono in essere e superando l'attività intramedia, quindi investendo mezzi e personale. Vogliamo il superamento del numero chiuso nelle facoltà di medicina, che proprio in questi giorni lo scandalo che, mentre si è constatato un'insufficienza del personale medico e infermieristico, in questi giorni le università si sono prodigate a organizzare con tutte le complicazioni per la sicurezza i concorsi per entrare nelle facoltà di medicina, quando queste professioni sarebbero più che mai necessarie oggi alla popolazione. Vogliamo un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario e di assunzione di personale medico, delle professioni, dei lavoratori della sanità con contratto a tempo indeterminato. Vogliamo una politica volta a riconoscere adeguatamente, anche dal punto di vista economico, il prezioso lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nella sanità. Vogliamo il mantenimento del testo unico sulla sicurezza, che oggi con le misure straordinarie è messo in discussione, la responsabilità dei datori di lavoro sulle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi siamo in piazza oggi, lo saremo nelle prossime settimane, per affermare una sanità pubblica, universale, laica e gratuita per tutte e per tutti. Grazie.